Siamo qui perché il modello Milano è una delle eccellenze italiane nel campo delle politiche per il lavoro. È fondamentale la collaborazione con gli enti locali e siccome noi riteniamo di fare grandi investimenti nelle politiche attive del lavoro, è importante in questo momento essere presenti proprio dove le politiche attive del lavoro da tempo hanno già una storia. Queste le parole del ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in visita ad AFOL, Agenzia Formazione Lavoro della città metropolitana di Milano, primo modello di agenzia pubblica a livello nazionale capace di integrare tutti i servizi di domanda e offerta di lavoro, riqualificazione e formazione professionale, orientamento e servizi alle imprese all'interno della stessa struttura. C'è una buona propensione a andare verso la fusione, cioè tutte le varie AFO stanno gradatamente andando verso la fusione in AFO metropolitana e questo è una cosa molto in processo, molto importante, sarà anche lungo perché evidentemente ci sono i passaggi notevoli da superare, però è una cosa determinante perché vuol dire che città metropolitana avrà un'unica AFO metropolitana che si occuperà appunto di formazione, lavoro e quant'altro. La sostenibilità economica è un bel problema. Nel senso che ci sono ancora d'accordo da finire con la regione, insomma, no? Perché le deleghe sulla formazione del lavoro passano dallo Stato alla regione, dalla regione poi venivano date alle province, attualmente città metropolitana. Ci sono ancora alcuni meccanismi a mettere a punto, soprattutto sul il pagamento degli stipendi alle persone che prima erano dipendenti della provincia, insomma, c'è da mettere a posto ancora alcuni passaggi molto delicati, ma credo che ce la faremo. Per ora la AFO metropolitana ha un buon bilancio. Noi stiamo sviluppando delle politiche molto innovative nel campo, sia della formazione che dell'orientamento al lavoro, che dell'inserimento dell'incrocio domanda offerta di lavoro. Lui è venuto a dire, e questo è quello che abbiamo colto, che ha detto esplicitamente, che il modello che stiamo seguendo di una grande agenzia di scala metropolitana che fornisca servizi alle istituzioni, ai cittadini e alle imprese è il modello giusto su cui investire anche nel resto del paese.